Venerdì mattina il passaggio di consegne, adesso la presentazione ufficiale alla città. Elda Floreno, nuovo commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha incontrato prima il sindaco Giancarlo Garozzo a Palazzo Vermexio e poi i giornalisti nel Salone degli Stemmi di Via Roma. Numerosi gli impegni che l'attendono, anche se la Floreno è consapevole della gravità di una crisi finanziaria che attanaglia l'ente da tempo. Tra gli argomenti trattati in conferenza stampa, anche la situazione della partecipata Siracusa Risorse e la questione relativa all'eventuale dismissione di beni immobili di proprietà dell'ex provincia regionale. La Floreno avrà il compito di traghettare il Libero Consorzio verso le elezioni che dovrebbero tenersi ad ottobre. Dottoressa Floreno, arriva a Siracusa, per lei non sarà un compito facile, insomma sono tanti i problemi che attanagliano questo ente. Sicuramente non, però sono stati già bene affrontati dal precedente commissario e spero di continuare sulla scia precedente cercando di fare un passo, anche se piccolo, uno alla volta per affrontarli se non al 100% ma almeno al 90%. Cosa la preoccupa di più? Il fatto che i dipendenti insomma, sono sempre sul piede di guerra perché non percepiscono gli stipendi o altro? I dipendenti sono legittimamente sul piano di guerra perché non ricevono le retribuzioni, quindi la prima mia attenzione sarà quella di cercare di corrispondere ai dipendenti le loro retribuzioni, ma voi sapete che come va avanti il bilancio e l'economia della provincia, quindi chiederò ai dipendenti intanto un minimo di comprensione visto che mi sono insediata ieri. È possibile pensare alla dismissione di qualche bene? Perché no? Certo, se questo bene non rende alla provincia, non è un bene che merita, sicuramente sì, si potrà pensare anche alla dismissione di beni, ma prima di tutto penso che dovremmo guardare alla dismissione delle locazioni. Dottoressa, un'ultima domanda, qual è la prima cosa che farà, diciamo, da domani mattina? Continuare a lavorare e a conoscere qual è la situazione.